Crisi senza precedenti. Al momento i debiti ammontano a 3 miliardi. Se i reparti sono fermi, altri rischiano la chiusura. Produzione ai minimi storici. A fatica l'azienda garantisce gli stipendi ai dipendenti diretti. Decine di navi sono ferme in Mar Grande. Scaricheranno le materie prime, minerali e carbon coke, solo a fronte di garanzia del pagamento per cassa. Non c'è un euro per le aziende dell'indotto e per gli autotrasportatori. Questi ultimi in particolare sono in una sorta di limbo. Non compaiono ufficialmente negli emendamenti già presentati a garanzia dei crediti delle aziende strategiche. Eppure strategiche lo sono anche loro. Trasportano materie prime e pezzi di ricambio da 30 anni. Da 15 giorni sono fermi 300 autotreni alla portineria merci. La protesta è destinata a proseguire. Il debito per gli autotrasportatori tarantini e pugliesi, più in generale, ammonta a 15 milioni di euro. Con una particolarità, il 90% del fatturato lo fanno con l'Ilva. Non hanno alternative. Malgrado tutto, responsabilmente, continuano a far entrare le merci di prima necessità. Attenderanno ancora qualche giorno prima di tagliare completamente i viveri all'acciaieria se il problema non dovesse risolversi.